L'école d'autrefois, bien sûr, n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Et c'était le maître d'école qui était la fenêtre ouverte sur le monde. Sinon, les enfants avaient leur enseignement que par les parents, par le curé, et puis bon, voilà, le maître d'école. Aujourd'hui, on a une école avec Internet, elle est ouverte sur le monde. Mais je pense qu'il y a quand même des qualités dans l'école d'autrefois. Il y avait des qualités, et comme il y a des qualités dans l'école d'aujourd'hui. C'est très bien d'avoir toutes ces ressources qu'on a aujourd'hui, parce que ça nous permet de vraiment connaître plein de choses, de savoir ce qui se passe un peu partout dans le monde, à n'importe quel moment de la journée. Mais bon, l'école d'autrefois aussi avait ses qualités, parce que cette attitude à sortir pour travailler sur l'environnement, bien connaître l'environnement et aller encore parler avec les gens pour connaître un peu ce qu'ils avaient à raconter, ben ça, je trouve que c'était très bien aussi. Je pense que les deux choses pourraient aller ensemble, voilà. Parce que bon, il faut quand même connaître son environnement pour pouvoir le comparer aux autres, pour pouvoir mieux comprendre aussi l'environnement d'ailleurs. Adesso sono 5 anni che sono via dalla scuola e non mi interesso molto, ascolto, leggo, sento quello che si dice, però più passa il tempo, più diciamo mi allontano, no? Come quello che lascia l'isola e più si allontana più la vede piccola, no? E più penso che la scuola sia una cosa importantissima. E forse quello che mi rimprovero era che quando ero dentro ero convinto che fosse solo, la consideravo importante, ma che questa considerazione derivasse dal fatto che, dato che ci lavoravo, era importante, ma in fondo non lo era. E questo penso che non è che mi abbia fatto lavorare poco, perché credo di avere lavorato il necessario, il dovuto, e l'ho fatto. Diciamo che mi è piaciuta di più la parte prima dell'autonomia che quella dopo. E quindi forse perché facendo l'insegnante, facendo il direttore didattico, eri più a contatto con diciamo gli utenti, gli alunni, le famiglie, e invece facendo l'ispettore ero più a contatto con la politica e quindi con contesti non necessariamente, come dire, compatibili con la mia visione. L'autonomia scolastica ha ovviamente e necessariamente avuto delle retombée su alcuni elementi che prima erano forse oscurati, cioè la valutazione esterna, cioè il senso dell'autonomia è: ti lascio libero di lavorare in un certo modo, a certe condizioni, però poi io devo venire a testare qual è l'effetto che questa tua autonomia ha avuto sugli alunni, sugli apprendimenti. E allora questo è stato il mio percorso finale professionale. Lì mi sono impegnato, anche se era tutto un altro lavoro. Io facevo sempre così un po' tra il serio e il faceto, la similitudine che la scuola è un po' come quella macchina per fare le salsicce. Prima, quando mi occupavo dei materiali della didattica, ero davanti a mettere la carne e controllavo la qualità della carne. Poi mi hanno messo a fare la valutazione, e cioè dall'altra parte, quando escono le salsicce, e però lì puoi solo vedere, misurare se quanto è lungo il sanguinaccio e se tiene, ma non sai che cosa hanno messo dentro, no? E non sai, quindi la svilivo un po', ma comunque ho
non da solo ovviamente, abbiamo creato il sistema regionale di valutazione che ancora adesso funziona e lì si è iniziato un nuovo mondo, cioè ormai credo che sia un mondo completamente diverso da quello che avevamo vissuto negli anni 70 quando abbiamo iniziato, ma d'altra parte sono passati quasi 50 anni, quindi. La scuola continua a rivestire ai giorni nostri un importante ruolo educativo. Certo che sono cambiati i tempi e quindi rispetto all'école de Hameau, in cui ricordo da parte di mio nonno, i miei genitori, che si andava, no, con il ceppo di legno per riscaldare comunque la scuola, adesso abbiamo purtroppo anche problematiche di tipo diversi. Se prima nei villaggi c'erano molte persone, quindi c'era la necessità di avere questi luoghi comunque di incontro e di educazione, adesso il rischio è quello inverso, cioè quello dello spopolamento dei villaggi e delle zone di montagna. E lo spopolamento è uno dei problemi che segnaliamo e su cui l'amministrazione ha comunque investito molto in questi anni. Il fatto di salvaguardare, di dare la possibilità quindi alle famiglie di rimanere nei loro territori, dove sono nati anche i loro nonni, di continuare quindi con le tradizioni, di dare la possibilità ai bambini di frequentare vicino alle loro case, quindi di non spostarsi a valle con autobus, pulmini, eccetera, ma di avere la possibilità di continuare quindi a essere sul posto e poter avere il discorso di un'istruzione comunque di qualità. Il bambino al centro dell'apprendimento, quindi questo approccio metodologico fondamentale su cui bisogna continuare a lavorare. I corsi di formazione iniziale, formazione continua per gli insegnanti, altro punto di forza dell'amministrazione. In questi anni abbiamo investito molto sull'aggiornamento, quindi sul dare la possibilità agli insegnanti di confrontarsi, di fare una didattica di ricerca-azione che sia stimolante e coinvolgente per i bambini. E dal punto di vista metodologico, quindi come approccio, abbiamo però riscontrato delle difficoltà, ne sono le recenti disposizioni ministeriali un po' anche testimoni, sull'aspetto valutativo, quindi la valutazione nella scuola primaria. Qua apriamo tutta una parentesi sulla difficoltà, sulla valutazione in itinere, sulla valutazione formativa e poi sulla valutazione sommativa. È importante dare la possibilità ai bambini di autovalutarsi, anche se piccoli, di capire quali sono i loro punti di forza, i loro punti di debolezza, di dare gli strumenti anche alle famiglie per poter capire come i loro bambini apprendono e quindi quelli che sono i miglioramenti. Si potrebbe dire di non vedere a volte solo il bicchiere mezzo vuoto, ma il bicchiere mezzo pieno. Siamo in un processo di crescita, di formazione, quindi evidenziamo quelle che sono le competenze, i punti di forza e se ci sono degli errori cresciamo insieme, quindi un qualche cosa che non sia la valutazione vista come punitiva, come un qualche cosa eventualmente la bocciatura, ma un lavorare in una logica di crescita, in una logica di riconoscere quello che è la difficoltà, l'errore per poter migliorare. Credo che alcuni principi fondamentali della didattica, la famosa peer education, mastery learning e tutti questi concetti dovrebbero essere studiati, ma soprattutto la formazione, anche quella universitaria, dovrebbe fondarsi molto di più sul tirocinio,
cioè sulla capacità che ha l'insegnante di testare le sue attitudini anche rispetto alla dimensione di aula, perché anche coerentemente con quanto dicevo sulla capacità di riflettere su quello che si fa, io credo che il percorso dovrebbe essere forse un po' inverso, partire prima da quello che si fa, da quello che si vede, e poi estrapolare alcune regole per poi eventualmente teorizzare e rinforzarle. E la formazione, purtroppo, non mi riferisco alla situazione attuale, ma anche a situazioni antecedenti, è sempre servita di più ai formatori che ai formandi. Per esempio, spesso e volentieri quello che partecipa al corso d'aggiornamento poi torna nella sua classe con una serie di riflessioni critiche, no? Sul modo di fare scuola, ma senza gli strumenti per fare fronte, per creare un'alternativa a quelli. Cioè si fa la diagnosi, ma non si fa la terapia, no? Per usare dei termini medici. Un'altra cosa che ho visto che ultimamente è interessante è che l'Invalsi ogni anno fa dei test, no? Per vedere la... Ecco, la formazione non dovrebbe essere fatta, come spesso mi sembra che capiti, di addestrare gli alunni a passare questi test, ma dovrebbe essere la lettura interpretativa di che cosa si chiede in quel test, e perché dietro a quella domanda, a quei quiz, a quei test, ci sono delle conoscenze sia di tipo disciplinare e anche di tipo metodologico didattico, e quindi la formazione degli insegnanti dovrebbero essere formati a quello che quel test rappresenta, non al test stesso. Je suis institutrice à l'école primaire depuis 30 ans et je pense souvent aux petites écoles de hameaux qui travaillaient pour dispenser la culture, en particulier la culture valdôtaine, et qu'on peut encore admirer aujourd'hui dans tous nos petits villages. Et je ne peux oublier, en pensant au passé, aux écoles de montagne, à Madame Ida Villino qui a vraiment beaucoup, beaucoup œuvré pour que les écoles valdôtaines puissent devenir des exemples de modernité, où le bilinguisme à partir donc de l'italien et du français, où le bilinguisme pouvait vraiment avoir une place très importante. Dans les années où j'ai commencé à enseigner, on pouvait encore bénéficier de cours de recyclage en France, à Paris, à côté de Paris, en Suisse. Donc on avait un grand niveau de préparation, soit à niveau linguistique, soit à niveau didactique, pour l'innovation didactique, pour de nouvelles méthodologies. On avait beaucoup envie d'expérimenter. Autour de des années 2000, quand on a changé un peu les lois, donc on est passé sur les institutions scolaires, on a perdu la circoli didattici, et donc l'autonomie scolaire, la loi sur l'autonomie scolaire, selon moi, on a beaucoup perdu au niveau vraiment de recherche, d'envie de développer de nouvelles méthodologies, de parler de pédagogie nouvelle, etc. Je rappelle avec enthousiasme les années où on éditait l'école valdôtaine, où il y avait l'IRSA et l'IR qui soutenaient l'enseignement. Les enseignants, on se retrouvait une fois par an au congrès à Saint-Vincent et on parlait tous la même langue, le même vocabulaire. Et on parlait de pédagogie, d'innovation. C'est les années les plus belles, quoi. Et ça nous manque beaucoup.
diciamo, la cultura dei moduli e quindi della programmazione collegiale ha portato a quella che poi diventerà l'elemento fondante, la scuola italiana, dell'autonomia scolastica. Questo è successo a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000. E l'autonomia scolastica avrebbe dovuto garantire una migliore qualità della scuola, perché avrebbe dovuto permettere alle istituzioni scolastiche di fare dei programmi autonomi più rispondenti alle esigenze della comunità nella quale era inserita. Io penso che però non sia riuscita nell'intento, almeno per quanto è dato di sapere a me anche adesso, insomma, cioè io penso che l'elemento fondamentale della scuola sia come si insegna, no? Invece spesso e volentieri si è enfatizzato che cosa si apprende, ma per sapere che come e quali sono gli elementi fondamentali dell'apprendimento bisogna sapere come si insegna. E quindi io ricordo che feci un articolo per una rivista nazionale in cui dicevo l'insegnamento è una parola che non esiste più, cioè c'è il puero centrismo, ma cioè abbiamo centrato tutto sull'alunno, ma quello che, ed è giusto che sia così, ma il ruolo dell'insegnante nella gestione dell'apprendimento qual è? Che cosa sa, che cosa fa, che cosa mette in campo? L'autonomia avrebbe dovuto essere la risultante di una concezione della didattica, quindi dello studiare bene le discipline e il loro modo di essere insegnate, quella che si chiama la didattica disciplinare. Questo è stato sempre visto con un certo sospetto, perché c'era il rischio che si arrivasse a una specializzazione, cioè si riproducesse nella scuola primaria quello che invece stava accadendo nella scuola secondaria e di primo e di secondo grado. Ho deciso di intraprendere il corso di formazione in scienze della formazione primaria. Ho avuto la fortuna di vivere l'Università della Valle d'Aosta ai suoi primi tempi. Mi sono laureata nel 2008. Il primo giorno di scuola come maestra, come proprio insegnante, è stato il 10 febbraio del 2014 e ho iniziato, come tutti, a fare supplenze nella zona in cui abito, quindi nel Gran Combin. Lavorando a OIAS, la prima cosa che ho dovuto per forza imparare è stato gestire una pluriclasse, quindi ho un gruppetto esiguo di bambini. Infatti le mie ex colleghe mi prendono tutte in giro perché cosa ti lamenti, hai solo 11-14 alunni. Vero, vero, però ce li ho dalla prima alla quinta e in questo momento siamo in due colleghe, ci dividiamo le materie, ma appunto dalla prima alla quinta, quindi ci ritroviamo a fare di tutto e di più, contando che molte volte magari siamo da sole con bambini dai 6 agli 11 anni con esigenze completamente diverse, quindi hai la bimbetta di prima elementare che deve andare in bagno, deve essere aiutata, e hai l'undicenne preadolescente che ha sicuramente altre esigenze. Però è molto arricchente, perché comunque lavorando tutti insieme i grandi si occupano dei più piccoli e i più piccoli imparano dai più grandi, e questa è una cosa che per esempio mia madre mi ha sempre detto. Lei all'inizio ha lavorato veramente nelle piccolissime scuole di villaggio dove c'erano 7-8 bambini, e quindi è una realtà che diciamo sulla carta e attraverso l'esperienza di mia madre conoscevo molto bene. Un altro paio di maniche è ritrovarsi lì. È comunque un po' un trade union tra quello che era veramente la realtà scolastica della Valle d'Aosta. Io penso a due, dove abito io adesso, c'erano 3 se non 4 scuole di villaggio, quindi c'era proprio questa realtà molto, molto capillare. Invece adesso la tendenza
Insomma, questioni economiche e quant'altro, organizzative, la tendenza è quella di accentrare sempre di più le scuole. E da un lato non lo so, sono piuttosto combattuta, perché da una parte vedo questi sindaci di questi piccoli comuni che lottano con tutte le loro forze per mantenere aperta la scuola, affrontando anche dei costi non indifferenti, perché abbiamo la refezione, i bidelli, il riscaldamento e quant'altro. Dall'altra parte mi è capitato di andare a lavorare in Svizzera per delle animazioni saltuarie che ancora faccio, e sono andata presso la scuola di l'Etablissement d'Orsière e lì abbiamo veramente la raccolta di tutti i bimbi, di tutti gli alunni dai 5 ai 12-13 anni circa, di tutti i villaggi, piccoli comuni limitrofi. Ed è una realtà molto interessante perché comunque la scuola è stratosferica, ha un sacco di risorse, un sacco di possibilità, un sacco di spazi, tanti insegnanti che lavorano insieme. Forse la cosa che mi manca di più in questo momento è questa, con la mia collega vado d'accordo per fortuna, ma ogni tanto manca un po' la collegialità ed è un po' difficile. La mia giornata tipo, oltre a gestire appunto queste diverse età di bambini, si impronta su quella che è stata la mia esperienza da animatrice, quindi l'approccio che io preferisco è quello ludico. I nuovi argomenti, le nuove sfide che propongo ai miei bambini sono sempre, quasi sempre, anche perché lì il tempo è tiranno, quindi ci va tempo per preparare le cose, però passa veramente attraverso il problem solving, le piccole sfide, i giochi, soprattutto collaborando tra di loro. E dopodiché si lavora su quello che i bambini mi tirano fuori. Ecco, io parto veramente da quello che loro scoprono, quello che loro dicono. Dopodiché si cerca di sistemare il tutto e andare avanti. C'est pas le fait de retourner en arrière, c'est de reprendre les bonnes pratiques et de toujours se questionner ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et moi je dis souvent que pour enseigner, le métier de l'instituteur a deux ingrédients nécessaires. C'est l'amour pour, bien sûr, pour le savoir, mais l'amour pour l'être humain. C'est les deux ingrédients qui sont nécessaires. Et donc on veut grandir, on veut faire grandir, aider à grandir, parce que nous on est là, on conduit comme un peu comme un troupeau, on conduit ces petits, surtout à l'école primaire, on les prend tout petits, 5-6 ans, pour les laisser 11 ans. Donc on fait 5 ans de parcours avec eux, on les voit grandir. Et en les conduisant, c'est comme un berger, tu vois ce qu'ils aiment faire, les attitudes de chacun, en respectant les attitudes de chacun. Peut-être dans le passé, ce qui manquait un peu, c'était ceux qui avaient des problèmes n'étaient pas pris en charge. Maintenant, on donne confiance à tout le monde. Tout le monde doit croire dans ses capacités, dans ses attitudes et dans la valeur que chacun de nous porte en soi. Donc un épanouissement personnel, d'esprit qui est très important.